Beh, ragazzi, e benvenuti in un nuovo video di The Crew qua sul mio canale. Nello scorso video abbiamo tralasciato questa piccola bestia e oggi l'andremo a provare, tra le altre cose. In alto ho un bel po' di soldini, quasi 1 milione. E in più, nel frattempo, ho davvero diversi punti fame in più. Ho già portato popolare quasi a livello 10. E sto portando tutti gli altri perk che mi possono servire avanti, ok? Quindi questo, come vedete, ho davvero tante nuove prestazioni e le andremo subito a montare. Ad esempio andiamo a montare questa, una 280, ottimo. Bene, vi volevo dire, se mi vedete non montare i pezzi ora è perché non servono. Calmi, non servono nel senso, è inutile montare un pezzo oro se tanto poi sai che non hai il full set, perché solo con i full set oro, tutti con lo stesso perk, ad esempio, solo col full set oro, dov'è? Vabbè, non lo trovo, solo col full set oro, ad esempio, questo. Si attiva il perk solo col full settore con la metà della fama, si attiva il perk e così via. Quindi non mi interessa troppo. Ho portato, come vedete, questa macchina al 2,68, 2,78 perché volevo testarla assieme a voi, provarla, farci qualche garetta. Magari una che ho già fatto, così la possiamo direttamente provare a difficile. Io direi questa qui mi piace, non lo so. Se no ci sarebbe anche questa volendo, anche se non l'ho fatta. Proviamo questa, Autostrada di Detroit, la posso già provare in modalità asso, quindi andiamo. Quindi raga, l'ho messa addirittura in asso. Asso, per chi non lo sapesse, sarebbe ancora più difficile della modalità difficile, dove deve avere per forza il veicolo maxato. Io sono 2 livelli sotto, ma non dovrebbe influenzare troppo sulla graduatoria finale, perché l'importante è saper guidare. Quindi noi in questo momento siamo qui con l'Harley, la cambiamo nel GLC, nella Mercedes GLC, e ci vediamo sulla griglia di partenza. Ok, in teoria sarà molto combattuta questa gara. Spero che vi piaccia anche la livrea fatta personalmente da me. Quindi, per capire che abilità
avere un'auto, o meglio, questa auto di livello anche 240 volendo, e sarebbe nella salita di giocare tranquillamente, anche se secondo me anche più invece negli altri casi con una macchina di qualche livello più alto, più basso, scusatemi, secondo me sarebbe stato un po' più divertente e un po' più ripetitivo il tutto. Comunque, adesso sto andando al QG Street Racing perché, come sapete, avevo in mente di fare un acquisto particolare. Il Pro Racing lo intraprenderemo successivamente, ok? Quindi la Zonda R per adesso via, lasciamola stare lì dov'è. Quindi niente, adesso voglio pensare a un acquisto da fare. Come vedete, vi ripeto, 1 milione di dollari e niente, quindi volevo pensare di comprare un hypercar. Nello scorso video, se siete arrivati fino alla fine, anche se un video di mezz'ora, e quel video era abbastanza noioso secondo me, poiché non ero stato bravissimo a parlare, eccetera, eccetera, vi ho fatto un piccolo spoiler, cioè che compravo la Huayra, cosa molto probabile, signori, state comunque attenti. Io avevo pensato di continuare a farmare, 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 fino ad arrivare a potermi prendere la Koenigsegg Jesko, la Divo, la Chiron o la One. Ma ho pensato un attimo e ora che ci penso ci sono molte 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 altre auto, tipo questa Citroen GT, un'ottima auto, o la Koenigsegg Regera che costano meno, quindi con 800.000 ce la dovrei fare in 2 orette di farming, ce la dovrei fare. Anche se non è questo il giorno, perché volevo prendere un'auto un po' più economica, diciamo. Ed è per questo che stavo pensando a queste, ok? Allora, per la prima volta il mio occhio è ricaduto sulla 918 Spyder, poi sulla Koenigsegg Agera, sulla Huayra, sulla Aventador e sulla Salen. Quindi adesso cosa farò? Le auto che mi ispirano di più sono la Agera, la 918, la Huayra e la Aventador. Quindi le andremo a testare insieme. Prima di tutto, ovviamente, testiamo la meno cara, quindi la Aventador. Andiamo ad acquistarla, cioè andiamo a far finta di acquistarla per fissarla qui e fare un test drive. Allora, innanzitutto sentiamo il motore. C'è un mini test drive, come ci vediamo. Allora, in curva, ottima. Ok. Velocità, non lo so. Andiamo così. Ok. Gira benissimo. Davvero gira tanto, tanto, tanto bene. E addirittura io ho paura a girare perché potrei girare troppo, questa macchina davvero è una macchina davvero da caccia. Non si lascia spaventare da nessuna curva, neanche dalle chicane difficili ad alta velocità. Mi piace molto, devo dire la verità. È una macchina da me amata, diciamo, perché la Lamborghini è un classicone immortale perché è sempre bella, è sempre potente ed è sempre maneggevole. Ok, adesso andiamo a provare la mia preferita, diciamo, di estetica, di prestazioni, di tutto. Vediamola un po', andiamo a vedere anche gli interni, davvero futuristici, mi piacciono davvero tanto. Sound sempre molto alla de più, gira anche più della Lambo, un po' girato male io secondo me,
velocità non ne parliamo neanche. Wow, davvero molto. Coltare il suo no. Raga, ho fatto un errore, ho provato la Ford. Mizzega. Però era bella la Ford. Wow, raga, credevo fosse la Koenigsegg. Ed era la Ford, ma davvero mi ha stupito. Wow. Perché non so io la Ford? No, 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 aspetta. Koenigsegg. Hola. No, oi. No, devi mettere la Koenigsegg. Ok. Andiamo a provare anche questa, ma a questo punto. Vediamo gli interni. Vabbè, qui. Cosa parliamo? Vediamo come gira. Anche questa gira benissimo, ma anche questa. Questo pezzino non ho dato la staccata, però vediamo. Sì, con la staccata di nuovo. Vabbè, velocità. Cioè, davvero non so discutere. Sicuramente una hypercar low cost, tra virgolette. Sicurezza non so se ho preso il marzo forte, ma come ultima, ma non per importanza, perché è una delle mie auto preferite anche nella vita reale, la Pagani Huayra. Interni completamente in carbonio, completamente per essere il più leggeri possibili. Sound sempre decluso, ma molto bello. Vediamo un po' come si comporta in curva. Ma ragazzi, ma le alette, no, aspettate, cioè che quando curva guardate, mi si alzano, cioè non ha uno spoiler, ma queste alettine bellissime. Ok, ovviamente si alzano anche per frenare. Vediamo, stabilità c'è. Non lo so, raga, non lo so. Non lo so, raga, non lo so davvero. Ora sono tornato un attimo a casa perché devo controllare un attimo una cosa, però non lo so, raga, scrivetemi nei commenti che auto secondo voi dovrei prendere, perché non lo so davvero, non lo so. Boh. Vabbè, comunque volevo vedere un attimo una cosa della Lancia, perché raga, nello scorso video non vi ho detto una piccola cosa, se magari carica. Ok, dov'è la Lancia, dov'è? Davvero ragazzi, credevate che io non prendessi un'auto del genere? Beh, vi sbagliavate, ecco, ve l'ho detto. Quindi ragazzi, adesso andiamo subito a personalizzarla e poi faccio una bella livrea. Come colore io l'ho scelta gialla, ma questo blu mi piace. Io direi addirittura un anodizzato, un blu, un verde anodizzato molto carino. A me di solito le hypercar piacciono rosse, scusate, rosse, ma qua non ci sta bene, verdi o blu. Però questo verde è davvero wow. Cioè, che dire. Pezzi decorativi, cofano.
Ah, ce l'ha anche davanti quelle alettine, ok, in carbonio, con le prese d'aria sotto gli specchietti, prese d'aria più cattive. Oh, bella, bella, bella così, però, non lo so, là c'ha i bulloni, tipo, e mi danno fastidio le prese d'aria al centro, più che altro, che mi danno un po' di autorobot. No, non mi gusta, preferirei o questa o questa. Direi 16.000 Madonna. Beh, spendiamo un secondo questi che hanno. Paraurti, cosa cambia? Ah, i fanali, ok. E anche il sotto. No, raga, a me piacciono troppo le cose grosse e belle. Andiamo a vedere il paraurti posteriore, ok. C'è qualcosa di altrettanto figo, sì. C'è qualcosa di altrettanto grosso e prepotente, quindi raga. Oh. Oh. No, raga, raga, raga. Niente, è finita. Qui mi perdete perché. Cioè, ragazzi, io sono un fan di queste robe strafuturistiche, stra grosse. Cioè, che mi piacevano i suoi, glieli lascio, ho detto sinceramente, sì, glieli lascio, perché mi ha fatto uscire, non ho capito. Colore rossa. Rossa. Per forza. Ah, verdi con la bandierina dell'Italia o in carbonio. Dirò in carbonio mi piacciono di più. Minigonna. Oh, stesso colore. Non lo so, cioè. Allora. Siccome il dietro l'ho messo in carbonio, l'avanti tutto in carbonio e l'anteriore in carbonio mi piace molto, però anche così è davvero wow. Davvero wow. Forse la prendo così o così, non lo so. Per ora facciamo questo. Continuiamo di questo. Ragazzi, che dire? Alettone. Vediamo. Questo qua piccolino, questo qua un po' più grosso. Raga, io ci metterei il più grosso di tutti perché io sono proprio sull'hypercar. Mi piace farle in modi molto aggressivi. Però. Non lo so, bisogna vedere. Al massimo lo levo. Non è questo il problema. Colore degli interni, beh, raga, verde ci sta bene, un bel bianco. Cioè, tipo bianco. Però. Cuciture no. Così. Questo qua. E uno, quindi che me lo puoi scegliere. Ok. Finita, no? Bene, prestazioni non abbiamo niente da mettergli. Giusto? È giustamente perché è di una nuova categoria. L'unica cosa che possiamo fare adesso è una livrea, creiamola. Allora, io in realtà la lascerei già così. Al massimo il tettuccio volevo lavorarlo. Cioè, la parte superiore, insomma, no? Se io lo ingrandisco. No, raga, no, io la lascerei così. Al massimo ci metterei qualcosina ai lati, tipo questa rossa. Anzi, no, per rimanere in tema un grigio molto chiaro. Per rimanere in tema con gli interni. No, però questa proprio no. Ci metterei più una roba. Ecco, tipo queste. Proverei questa. Bianca, abbiamo detto.
Non lo so, rega, non lo so. Beh, per adesso la lascerei così. Già mi piace un botto. Andiamo al massimo a vederci queste livree. No, così mi va a perdere tutto. Così, vediamola. Vediamo questa. Cosa cambia? Non lo so. Questa cosa cambia? Oh, bella questa qua italica. Verde, bianco, rosso. Raga, io mi prenderei questa. Anche questa è carina, però no. Una proprio... Oh! Sì, questa, vai. Sì, questa. Via. Presa. Quindi, ragazzi, andiamo a farci un piccolissimo test drive. Piccolissima davvero per andare a vedercela anche. Oh yeah. Guardate enorme. Ah, non ho fatto caso alle luci posteriori, non mi piacciono, avendo solo il paraurti, no, non ha più le luci illuminanti. Ora è molto bella battuta. Quindi raga, per il resto vi dico che il video può concludersi qua. Per adesso abbiamo preso questa auto bellissima. Nel prossimo video andremo a farci una garetta con questa nuova Hydro Car. E niente, lasciate un bel like perché so che condividete il video per far vedere a tutti questa auto magnifica distrutta. E ovviamente dovete iscrivervi se non l'avete ancora fatto, perché sennò vi potete perdere i prossimi video. Mi raccomando, attivate la campanellina. E niente, vi posso dire solo una cosa: assieme alla Wild.